Noi abbiamo fatto questo corso per cercare di fare un approfondimento rispetto alle iniziative di lotta e di mobilitazione che stiamo facendo a difesa e salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale, per cercare di migliorarlo e per cercare soprattutto di evitare la deriva privatistica, e assolutamente chiusa che sta venendo avanti e che sta portando ad una destrutturazione del Servizio Sanitario Nazionale. L'hanno detto in molti che è mancata la medicina di territorio, però non si è ben capito che cosa allora si vuole fare perché questo discorso venga realizzato e quindi cos'è la medicina del territorio, come deve essere organizzata, come funziona e all'interno di questo discorso qual è il ruolo dei medici di medicina generale. Noi abbiamo chiamato a confronto tre medici di medicina generale o medici di base, come si suol dire, perché raccontassero la loro esperienza, ma perché anche a partire da questa esperienza si possa capire meglio se e come il sistema funzioni o come va modificato. Evidentemente non bastano i medici di medicina generale, ci sono anche gli utenti che devono intervenire e dire che cosa ne pensano. Per cui coloro che partecipano a questo incontro sono chiamati ad intervenire per entrare nel merito e quindi dire che cosa effettivamente ne pensano e se quanto viene detto dalle persone che intervengono, dai medici che intervengono, corrisponde a quelle che sarebbero le loro esigenze. E quindi io direi di cominciare. In effetti, i medici che abbiamo che sono medici di medicina democratica, ma comunque sono medici di medicina generale da tanto tempo e che abbiamo interpellato, casualmente uno è del nord, uno è del centro e uno del sud, e quindi anche questo per dare una visione un po' più larga della condizione, anche della condizione territoriale. Speriamo che possa anche intervenire e arrivare Francesco Carta, che è appunto un medico di medicina generale di Oristano, e quindi addirittura non solo del sud, ma anche di un'isola. E vediamo come avviene e come è organizzata la medicina generale, quali sono i suoi limiti e come si dovrebbe fare per migliorarla e inserirla dentro un sistema forse di tipo un po' diverso da quello che si sta realizzando e si è realizzato oggi. Facciamo magari riferimento particolarmente a ciò che è venuto fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, che come è noto è venuto fuori dalla legge 833 del 1978 e ha realizzato le unità sanitarie locali su indicazione niente po' di meno che del Comitato Nazionale di Liberazione del Veneto e quindi del Nord Italia del 1945. Direi quindi di cominciare, non so chi parte per primo. Maurizio? Parto io, va bene. Intanto grazie a tutti i partecipanti, vedo un po' di amici tra i nomi, quindi questo mi conforta. Spero di non dire troppe cretinate. Allora, intanto tento di condividere il video. Scusate, io non sono molto bravo a fare queste cose, però provo a vedere se. Ma ti si vede bene, eh? Ma sì, no, però non voglio che vediate me, vorrei che vedeste quello che ho da presentare.
Così lo vedete? Si vede la slide? No, No. questo è un problema. Questo è un problema perché senza slide io sono. Non ce la fai? Non riesci? Aspetta che c'è la mia fanciulla qui, la mia moglie che mi è abituata a anni di dad, cerca di rimediare. E questo qui. Scusate un attimo. Prova. Si apre qui. Ok. Così si vede. Sì. Scusa, quindi presentazione. Qui. Allora, sì, fino a 19. Hola, ci siamo? Mi vedete? Sì. Vedete, cioè, vedete Sì, benissimo, le benissimo. slide, va bene. Vedete che la DAD serve a qualcosa. Allora, dicevo, allora, prima di tutto bisogna considerare, allora, noi abbiamo impostato così, faccio io un'introduzione, cercando di dare un po' il senso di quello che dovrebbe essere la medicina delle cure primarie, cercando di provare a delineare quelle che sono le sfide che abbiamo davanti, le risorse e le criticità. Poi dovrebbe intervenire Gianluca Garetti a parlare di quello che è tutto il contorno della medicina di base. Io parlo soprattutto della medicina di base e della medicina generale, che naturalmente senza un contesto di territorio che funziona conta pochissimo. Quindi Gianluca poi proverà a delineare le esperienze sue della Toscana rispetto appunto ai distretti, alle case della salute, all'organizzazione territoriale come dovrebbe essere. E poi se arriva Francesco Carta ci dà una visione complessiva e fa comunque un suo intervento rispetto a quello che ci stiamo dicendo adesso. La prima cosa che mi preme di sottolineare è che naturalmente, come ha detto già Fulvio, noi siamo testimoni di realtà completamente diverse perché appunto per la sede in cui lavoriamo, regioni diverse, contesti cittadini diversi, quindi quello che magari dico io non vale per altre esperienze. Io riporto naturalmente la mia esperienza di medico che lavora a Milano in una medicina di gruppo con altri due colleghi e poi gli altri porteranno la loro esperienza. Io cercherò di non andare molto per le lunghe, in modo che poi ci sia modo possibilmente di avere un po' di discussione, anche perché queste videoconferenze, probabilmente ormai ne stiamo facendo tutti 50 al giorno, sono anche un po' noiose, quindi forse se riusciamo a interagire un po' è meglio. Quindi questo è il titolo, perché la medicina di base ha una sua importanza, la medicina, diciamo, le cure territoriali. E cosa rappresenta innanzitutto e perché ha una sua importanza. Intanto rappresenta il primo contatto che l'individuo, la famiglia ha quando ha problemi di salute col servizio sanitario. È la porta d'ingresso al servizio sanitario e l'idea è che sia il più vicino possibile, l'assistenza sanitaria sia il più vicino possibile alle persone là dove vivono e dove lavorano. E è importante tra i mille studi che possiamo citare, diciamo, si è visto che una medicina di cure primarie forte, ben organizzata, è in grado di ridurre la mortalità totale nella popolazione per tutte le cause, per alcune cause specifiche e anche e soprattutto le morti premature, perché chiaramente sono quelle che ci interessano. Rispetto, non importa tanto di cosa si muore, ma quanto prima si muore di una cosa, insomma. Quindi questi sono degli studi che vedete, io ho tratto dal libro di Maciocco, e poi vi darò una piccola breve bibliografia alla fine. Quindi diciamo che l'importanza è la vicinanza
alle persone là dove vivono e anche i risultati che in questi anni si è visto un buon sistema di cure primarie ha saputo ottenere. E quali sono le sfide della medicina territoriale nel futuro? Quelle classiche che conosciamo tutti, che ci vengono tritate tutte le volte, sono l'invecchiamento della popolazione e la sostenibilità economica. Questo è bel salto perché basta che aprite qualsiasi rivista, qualsiasi articolo, qualsiasi giornale, se ne parla potete trovare quello che volete. Quindi le saltiamo. A me interessano più alcuni punti. Insomma, intanto una crescente complessità della società e un aumento delle disuguaglianze socio-economiche che noi vediamo amplificate anche in questa fase di emergenza Covid, in cui la società, così come è stato per le prime crisi economiche degli anni scorsi, adesso è una società, la nostra, in cui aumentano le differenze sia a livello economico ma anche sociale. Questa crescente complessità fa sì che la salute sia di nuovo, non dico un privilegio, ma comunque una necessità importante per tutti, perché oggi abbiamo un mondo del lavoro in cui c'è un'estrema precarietà e ammalarsi è di nuovo diventato un lusso, non ci sono più tutele, le vite familiari sono ormai quelle di chi ha figli o chi ha genitori da anziani da accudire, sono regolate ormai al minuto, quindi a maggior ragione la salute diventa veramente un bene prezioso come forse negli ultimi 50 anni non è mai stato così prezioso. Poi ci sono delle sfide naturalmente planetarie come quella delle migrazioni e planetarie come quella del Covid, che è quella che stiamo provando ad affrontare con le difficoltà che tutti conosciamo in questi momenti. Questo per citarne solo alcune. Quali sono le risorse? Io parlo soprattutto della medicina di base in questo momento. Quali sono le risorse? Le risorse, come dicevamo, sono le caratteristiche stesse della medicina e delle cure primarie, quindi l'universalità, il fatto che sia accessibile a tutti, la gratuità, il fatto che dal medico di base o comunque nei servizi si può andare assolutamente gratis perché il sistema è un sistema pubblico finanziato al servizio sanitario dal gettito fiscale e coperto al servizio sanitario nazionale, la capillarità nel senso che il servizio è diffuso, come dicevamo, è vicino ai cittadini là dove vivono e dove lavorano. Questi sono tre aspetti fondamentali che sono imprescindibili, direi, per le caratteristiche imprescindibili della medicina territoriale. Poi ci sono alcune cose che sono tipiche della medicina di base, che sono il fatto che i medici di base, i servizi territoriali, conoscono gli assistiti nel contesto in cui vivono. Quindi noi, dopo decenni ormai in cui lavoriamo nelle stesse zone con le stesse persone, non dico che sappiamo tutto dei nostri pazienti, però sappiamo, conosciamo sicuramente il contesto familiare, il contesto sociale, quello ambientale, quello lavorativo, ma non solo lo conosciamo, ma siamo partecipi. Noi abbiamo visto famiglie crescere, aumentare, abbiamo visto famiglie terminare, spegnersi. Io dico sempre, ormai i miei assistiti fanno parte della mia grande famiglia, insomma, è una famiglia allargata di cui noi siamo testimoni, ma testimoni partecipi in qualche modo. Quindi questo ci aiuta molto nel valutare le necessità e i bisogni delle persone. E questo ci consente appunto di avere una buona relazione, che è un livello assolutamente, anche questo, imprescindibile nella relazione medico-paziente, una relazione importante con gli assistiti e una relazione che dovrebbe essere altrettanto importante con gli altri servizi territoriali sociosanitari. Questo, per esempio, non avviene in Lombardia, poi sentiremo le esperienze di Gianluca Garetti dalla Toscana, spero che ci sappia proporre qualche sistema, qualche modello che sia più in grado dei nostri milanesi e lombardi di venire incontro, di sopperire a queste carenze.
Allora, le risorse sono anche, io ci metto anche la libertà di organizzazione, parlo sempre della medicina generale, quindi quella dei medici di base, la libertà di organizzazione che ci consente, io lo considero un privilegio, si discute molto sul fatto che noi siamo dei liberi professionisti che lavorano in convenzione col servizio sanitario e non siamo dei dipendenti. Questo è un punto di dibattito. Che ogni tanto si riaccende, io dico la libertà di organizzazione lo considero un privilegio e anche un'opportunità per provare a lavorare nel modo migliore, io credo, per chi lo vuol fare, perché la libertà di organizzazione si deve coniugare con la capacità di organizzazione. Io tempo fa sono andato a un corso di aggiornamento dei colleghi della medicina d'urgenza. E dicevano, se voi siete organizzati, dico, se voi avete, loro dicevano, se voi avete nel pronto soccorso 30 barelle lì in codice ad aspettare, vuol dire che siete organizzati per avere 30 barelle in coda lì davanti, vuol dire che evidentemente l'organizzazione non funziona. Lo stesso vale per noi, noi abbiamo la libertà di organizzarci, ma dobbiamo anche avere la capacità di organizzarsi. Qui vedo alcuni miei pazienti, per esempio, tra quelli che partecipano, e loro sanno benissimo che noi abbiamo delle criticità, tipo il telefono, tipo il contatto, che sono cose di cui dobbiamo in qualche modo venire a capo. Quindi le due cose, libertà e capacità, devono coniugarsi in maniera di poter soddisfare nel modo migliore possibile le esigenze dei pazienti, dei cittadini. Veniamo alle criticità. Le criticità sono tantissime, potrei tenervi qui fino a stanotte, ma non voglio. Uno è la solitudine. Il medico di base per decenni è stato abituato a lavorare da solo nel proprio studio. Questo è stato una cosa di cui sicuramente chiunque abbia provato a farlo soffre tantissimo. La difficoltà di potersi confrontare quotidianamente sui casi clinici, ma anche in generale con gli altri colleghi, è una cosa sicuramente faticosa e che credo abbassi anche la qualità del lavoro. Oggi quasi tutti i medici cercano di organizzarsi per lavorare con altri colleghi o in medicina di gruppo, comunque di rete, in modo da avere contatti più frequenti e poter condividere le decisioni, le scelte, le responsabilità e anche offrire un servizio migliore alla popolazione. Quindi oggi il medico che lavora da solo, diciamo, nelle realtà cittadine è un po' più raro rispetto a quello che era prima e io credo che questo sia il medico che lavora da solo al di fuori dei paesini è una figura che in qualche modo è destinata a sfumare nel tempo. L'altra cosa fondamentale, poi ne parlerà Gianluca, è che la medicina generale è forte e ha un ruolo significativo solo se inserita in una rete territoriale che funziona, perché se intorno a noi, come accade in questo momento in Lombardia, c'è il deserto, anche la medicina di base perde forza naturalmente, perché se noi abbiamo delle criticità sociali, abbiamo la criticità di anziani soli, di bisogni di cure al domicilio, di visite specialistiche, di cure infermieristiche. Se tutto questo non c'è, nessuno si fa carico della presa, globale dei bisogni delle persone, è chiaro che anche la medicina generale mette delle toppe laddove può, senza mai poter addivenire a una risoluzione dei problemi o perlomeno un tamponamento che sia importante. Quindi questo è sicuramente un punto dal quale non si può prescindere. Le altre cose importanti, le criticità sono ovviamente il contesto nel quale ci si muove. Noi oggi in Italia, in Lombardia soprattutto, ci muoviamo in un contesto che è devastante, c'è una sanità privata che è pervasiva. C'è un incitamento continuo a fare esami, a fare visite specialistiche, comunque a quantificare la salute invece che a ritornare, comunque a cogliere
come dire, anche le sensazioni soggettive. Una persona non è più in grado di dire se sta bene o se sta male, se non attraverso una serie di esami, di tagliandi che gli vengono proposti a tutto spiano e senza i quali si sente un po' nudo davanti alla propria condizione di salute. Quindi il contesto, che è una spinta consumistica che non genera salute, è un contesto difficile per noi medici di base, perché ci vengono chieste continuamente prestazioni, esami, invii a specialisti che ci trovano spesso in disaccordo, che quindi ci costringono a una mediazione faticosa. Tutto questo sistema che ruota intorno poi all'assicurazione privata e anche alle casse mutua lavorative, gli stessi sindacati sono i primi a fare a proporre delle iscrizioni a casse mutue, che sì, da un lato fanno accedere più facilmente e con meno spese a prestazioni specialistiche quando ce n'è bisogno, ma dall'altro sono anche sono anche dei volani di che mettono in moto un aumento poi delle prestazioni e delle spese per il servizio sanitario a cascata che non è più controllabile. Le altre criticità sono un'impreparazione reciproca dei medici e dei pazienti ad affrontare il discorso della cronicità, della fine vita e della morte. Su questo noi siamo pochissimo preparati durante gli studi e i pazienti, le persone, questo è un discorso che riguarda naturalmente tutta la società, si riflette molto poco su questo, si ha sempre un po' l'impressione che a tutto ci sia un rimedio e che si possa scavallare qualsiasi problema e che anche il fine vita e la morte siano cose che non ci riguardano mai, e anche quando purtroppo ci riguardano da vicino sono cose di cui non difficilmente riusciamo a farci carico, e lo facciamo con molta fatica sia come medici che come cittadini, come persone. Insomma, c'è sempre un po' una rimozione e una fatica a accettare quello che è l'evoluzione normale della vita. Quindi questo si coniuga spesso con una differenza di aspettative tra i medici e gli assistiti. Noi, come dire, come medici, non dico che tendiamo un po' a sottovalutare i disturbi altrui, però quando una persona è un po' avanti con gli anni, c'è un po' di dolorini, c'è un po' di cose, non dico che ce ne freghiamo, ma lo consideriamo una cosa normale, mettiamo in atto tutte le cose possibili per alleviare le sofferenze, ma sappiamo che ci sono delle cose a cui non c'è rimedio. Gli assistiti, secondo me, proprio molti assistiti, proprio perché c'è questo, un po' questa divulgazione della medicina che sembra sempre poter risolvere tutte le cose, hanno spesso aspettative che non coincidono con quello che poi è la realtà, e questo anche crea, non dico dei conflitti, ma comunque delle divergenze che vanno poi rimodellate e riconciliate nel rapporto tra medico e paziente. E altre cose che posso dire su quelle che sono le carenze, le criticità della medicina di base sono una scarsa attitudine alla ricerca. Noi potremmo fare veramente tanti studi sul territorio, perché abbiamo dei pazienti, come si dice in ricerca, dei pazienti reali, non dei pazienti ospedalieri super selezionati. Potremmo fare veramente ricerca sia farmacologica che ricerca di popolazione sulle persone nel loro contesto generale, e invece siamo poco inclini a farlo, e ci vengono anche proposte poche cose dagli istituti di ricerca. La formazione universitaria anche non è particolarmente brillante, non veniamo formati particolarmente al contatto con le persone, non veniamo formati all'idea di farci carico dei problemi. Siamo più, la preparazione universitaria è più centrata sulle patologie, sulle cure, sulla diagnosi, molto sulle patologie e poco sulle persone. E poi c'è un'incapacità di agire sul contesto sociale, quello che dicevamo prima: se intorno non c'è un contesto che ci consente di interagire e di prendere una visione, di provare a dare una risposta collettiva
ai bisogni delle persone, è chiaro che la medicina generale sarà sempre monca. Noi, come dire, ripariamo i danni e rimettiamo la persona nel contesto in che comunque la fa ammalare, quindi è un po' un girare a vuoto. Cioè poi, dobbiamo poi avere a che fare con una burocrazia che è dilagante, nel senso che in questi anni con l'informatica che sembrava dover appianare molte cose, invece abbiamo avuto, non dico dei passi indietro, ma io veramente se tornassi a fare le ricette a mano forse perderei meno tempo di quello che perdo adesso. Noi oggi come oggi ci spostiamo su 6-7 portali diversi con delle password diverse che ogni tanto che richiedono dei codici d'accesso che un po' funzionano, un po' no, cioè è una roba assolutamente che ci fa perdere un mucchio di tempo. Quindi questo, come dire, il saper maneggiare la burocrazia, io lo considero uno dei nostri, delle nostre prerogative, non dico che non deve esistere, però non dobbiamo essere noi a farci carico di tutte le disfunzioni del sistema. Noi dovremmo fare delle ricette, la gente dovrebbe andare in farmacia dove deve, e è finita lì, senza, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei farmaci. Beh, è assurdo che ancora oggi siamo legati alla ricetta, alla carta, sono cose che non dovevano più esistere e che in alcune regioni, come il Trentino, non esistono da anni. Noi in Lombardia siamo ancora impelagati in questo sistema che veramente non funziona. C'è poi un altro problema, che è la valutazione dell'operato, che di solito non viene mai fatta, e quando viene fatta per su report che sono quantitativi, che riguardano la spesa, riguardano gli accessi al pronto soccorso, ma sono report che sono, secondo me, un po' staccati da quelli che sono le aspettative e, come dire, i risultati sulla salute e sulla salute alle persone. Quindi abbiamo noi, ci vengono consegnati dei rapporti che ci dicono appunto quanto abbiamo fatto spendere, quanti esami di questo tipo abbiamo chiesto, senza però andare poi a valutare effettivamente se un medico, un'associazione lavora in un certo modo o in un altro. Questo probabilmente non interessa a nessuno, io credo che i nostri superiori manco lo sappiano, insomma. Non. Poi io non sono, il problema della valutazione è un problema serio, ci sono centinaia di pagine di studi in tutti i campi. Io credo che il modo migliore di lavorare sia quello di condividere con altri il proprio lavoro, non tanto di venire valutati da chi che sia, ma il fatto che nel lavorare insieme costringe comunque a tenere un livello qualitativo adeguato agli altri, e quindi mette in condizione di doversi per forza aggiornare e tenere degli standard che siano di qualità e soddisfacenti. Tra le criticità voglio ricordare soprattutto come siamo arrivati a questo disastro della medicina del territorio. Del disastro ce ne siamo accorti adesso in era Covid, perché prima poco se ne parlava, e della medicina, delle cure primarie, della medicina di base, e anche delle sue difficoltà. Noi abbiamo avuto nel 78, ovviamente siamo partiti di una riforma sanitaria che è stata poi smantellata mano a mano dal 92 con la riforma De Lorenzo che istituisce le aziende sanitarie locali e l'intramenia per i medici, quindi si passa a un concetto di azienda e non più non so più neanche come si chiama, ormai è entrato anche nella mia testa l'azienda e quindi non ce l'ho più. Nel 95 sono stati istituiti i DRG che prevedevano una modifica del sistema di tariffazione degli ospedali della specialistica, per cui più prestazioni un ospedale fornisce e più viene retribuito, quindi questo ha costituito un incentivo ovviamente al moltiplicare le prestazioni, e così come per quanto riguarda i ricoveri ha procurato
una selezione dei pazienti che andavano in ospedale, quindi pazienti con, si sono preferiti pazienti con patologie che venivano pagate meglio, si sono accorciati i tempi di ricovero perché il rimborso ospedaliero non avveniva più per giornate di degenza ma per diagnosi di uscita, e questo ha provocato delle distorsioni veramente pesanti. Nel 2001 c'è stato la modifica al titolo V della Costituzione che ha portato al regionalismo differenziato, che è il motivo per cui quello che io dico adesso vale per Milano e per la Lombardia, e magari invece abbiamo delle esperienze, e mi auguro peraltro, differenti in altre regioni. Questo è un sistema che non può funzionare così e quindi a cui bisogna mettere mano. In tutte queste tre capisaldi delle modifiche, nel 97 si è inserito in Lombardia la riforma Formigoni, che ha sbaraccato via tutto, sancendo di fatto la parità tra strutture pubbliche e strutture private, facendo sì che il pubblico non fornisse più praticamente le prestazioni sul territorio, ma che queste venissero delegate, comprate. Il pubblico è rimasto solo come ufficiale pagatore che ha smesso di fornire prestazioni, ma semplicemente le rimborsava. Queste sono le cose che hanno portato a un sistema, soprattutto lombardo, veramente faticoso. Vi do una bibliografia minima, non ve la leggo, sono questi libri, che sono per me delle cose assolutamente, ogni tanto vado a rileggermi, che penso che dovrebbero stare nella biblioteca di tutti, non solo dei medici, ma anche di tutti i cittadini. Io con questo mi sembra che terminerei, lascio la parola a Gianluca Garetti e poi ci riaggiorniamo su, spero che ci sia modo di avere un po' di discussione. Grazie Maurizio. Bene, abbiamo visto un sistema realizzato in Lombardia. Adesso vediamo un altro sistema come viene realizzato in Toscana. Quindi Luca, a te la parola. Ok, mi sentite? Sì. Ah, mi vedete? Sì, sì. Anche bene. Sì. Allora, grazie a tutti. Grazie a Maurizio in particolare, che ha fatto un bel quadro della medicina di base, che per il 90% è simile a quello dell'Italia. Ecco, dell'Italia, scusate. anche io l'ipertrofia, come Renzi, della Toscana. Solo che per fortuna non si è avuto Formigoni e quindi non c'è stata proprio questa deriva al 100% privatistica, neoliberista, che ha avuto la Lombardia. Noi abbiamo da sempre, diciamo, un governo PD, per cui con tutti i limiti del PD, che non è più di sinistra, come si sa, però insomma si è barcamenato in una politica, insomma, rispetto appunto alla Lombardia, un pochino meglio. Però anche qui c'è una continua deriva verso il privato, un'erosione della sanità pubblica e appunto un aumento di questo, specialmente del terzo settore, qua giù, quindi le misericordie, le varie, queste varie associazioni che via via hanno preso piede, no? E erodendo un po' la credibilità del sistema sanitario nazionale. Io ho lavorato fino a 3 anni fa nella parte di Firenze più popolare, aperta alla emigrazione, quindi ero tra i miei clienti, avevo tantissimi gialli, neri, di tutti i colori, tante persone, per cui il medico di base, come diceva, questa grande famiglia è bello perché è anche una grande famiglia multietnica, no? Quindi è stato molto interessante avere contatto con i cinesi, perché specialmente in zona lì ce n'era tanti, con i rumeni, conoscere tante cose delle altre nazioni. Quindi
fare il medico di base è molto bello perché ti dà le relazioni, la relazione con le altre persone. Chiaramente però siamo strozzati dalla burocratizzazione, come diceva Maurizio, per cui il tempo di parlare è ridotto al minimo. Poi ci sono tutte queste valutazioni, insomma, assurde, in cui ti stanno addosso il fucile puntato per risparmiare, no? Perché poi, ecco, il grande algoritmo è risparmiare, 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 erodere, erodere, erodere. E il risparmio poi va a cadere su quelle più, le popolazioni più fragili, più basse, che hanno meno possibilità di accedere. A livello di medici, diciamo, si è cominciato da una decina d'anni a raggrupparsi in AFT, in queste aggregazioni di medici, che un pochino servono anche a rompere questa solitudine, no? Però anche queste sono un associazionismo ancora molto da migliorare. E anche qui nelle riunioni di questi gruppi generalmente si parla solo di... c'è un capogruppo che ha l'obbligo di tenere i cordoni della borsa tutti stretti, no? Quindi bisogna risparmiare, segnare meno farmaci, dare quelli che costano meno, che è anche giusto, però non ci si può limitare solo a queste cose. La prevenzione primaria non si sa nemmeno cos'è a livello di medicina di base, perché siamo presi in tutte queste beghe nella burocrazia. A livello di quello che sarebbe molto importante è avere sempre una formazione continua, ma ecco, questa formazione anche da noi è demandata molto alle case farmaceutiche, per cui questo è abbastanza triste. Quindi è una formazione così, per modo di dire. A livello di sindacalismo, il sindacalismo, diciamo, medico qui è, insomma, è piuttosto, insomma, discutibile. C'è sempre un braccio di ferro con la ASL, ma tutto è tutto monetizzato. Quindi se io faccio una puntura in più, devo avere un euro in più. Per me la cosa più assurda, per esempio, della sanità a livello toscano era quello che per andare a assistere a domicilio i pazienti cronici che non si potevano muovere, quindi quelle persone bisognose di particolarmente delle nostre cure, bisognava riempire un registro tutti i mesi, scrivere tutte le varie visite, poi si doveva portare questo registro alla ASL e in base a quante visite si era fatto, poi ci veniva dato un sovrappiù di soldi. Ecco, sinceramente io mi sono sempre rifiutato di fare questa cosa, perché noi abbiamo come medici un discreto stipendio, alto anzi, e il momento, diciamo, culminante, secondo me, della vita del medico era quella quando andavo a casa dei miei pazienti che, appunto, nel corso degli anni magari avevo visto giovani e che erano in fase terminale o giù di lì. Ecco, in quel momento, era il momento, diciamo, più importante della mia attività di medico, e quindi trovavo completamente assurdo essere remunerato per questo, quando facevo il medico. Per dire che questo invece è, e quindi questa è una cosa abbastanza triste della sanità. Io mi ero preparato per parlare di un discorso della sanità territoriale anche, no? Delle strutture della sanità territoriale. E mi sono preparato un discorso che vi leggerò anche in relazione al nuovo PNRR, cioè... parlando di questa nuova bozza del PNR, cioè del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, poi così io parlerò anche via via delle varie cose che non vanno, eccetera, eccetera. Allora, come sapete, questo PNR è stato aggiornato, almeno quello che abbiamo ora in mano, al 12 gennaio del 2021. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri con l'astensione di quelle famose ministre di Italia Viva. Allora, questo, se non succede nulla, rottamazione, cadute di governo,
questo PNR poi dovrebbe diventare il piano Next Generation Italia, no? Definitivo, dopo vari passaggi politici e amministrativi. Parlo volentieri di questo piano nazionale di ripresa e resilienza perché secondo me è fatto abbastanza bene. E, però lo chiamo un libro dei sogni e via via che si scorre capirete perché. Quindi come primo obiettivo generale questo PNR si pone di intervenire per rafforzare il sistema ospedaliero e in particolare l'assistenza territoriale, per dare omogeneità e dare risposte integrate, quindi di natura sanitaria e sociosanitaria, che come sapete questi due aspetti, il sociale e il sanitario, sono divisi e vanno ognuno per conto suo, e nonché anche equità di accesso alle cure, che anche qui c'è una disequità di accesso, perché chi ha i soldi va sul privato e chi non ha si trova con un servizio sanitario abbastanza difficoltario. La pandemia ha messo in luce gli effetti devastanti, no, del sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale dal 78 in poi, no? Dei tagli dei posti letto, del personale sanitario, del mancato turnover generazionale dei medici e degli infermieri, dell'abbandono e dell'assistenza territoriale, no? Dell'aziendalizzazione, da quando appunto è diventata azienda c'è stato un deterioramento, la privatizzazione anche qui costante, in Lombardia abbiamo visto che è più forte, in Toscana è più subdola, ma il trend è quello, e poi di questo collasso dell'asse Stato centrale regione, ecco, questo ce lo siamo accorti proprio con la pandemia, lo Stato centrale che non riesce più a entrare in relazione con le regioni. E poi un'altra cosa fondamentale, chiaramente con l'articolo 5 si assiste a questa disomogeneità delle regioni, quindi c'è una regione che funziona in un modo e in un altro e ce ne stiamo accorgendo, no? Quindi è necessario un cambio di paradigma di questo servizio sanitario nazionale e che dovrà essere di prossimità, integrato e digitalizzato. Ecco, questi sono i tre punti fondanti di questo PNR. Però quello che manca in questo PNR è che queste due paroline, universale e pubblico, e di queste due caratteristiche non si parla. Ecco, dell'aspetto della privatizzazione non si fa cenno. L'esempio da non seguire è la Lombardia, mi spiace per Maurizio, per tutti gli amici lombardi, ma credo siano con me. Con la politica ospedalocentrica, ipertecnologica, super specialistica e privatizzata. Le cause principali che ci hanno impedito di reggere l'urto del coronavirus, scrive il nostro amico Vittorio Agnoletto nel suo libro Senza Respiro, vanno ricercate proprio nell'abbandono dell'assistenza territoriale e nella privatizzazione della sanità lombarda, che ha assorbito il 40% della spesa sanitaria corrente. Però è tutta l'assistenza sanitaria italiana, questo lo dice anche questo PNR, che mostra questa frammentarietà e tanti elementi di criticità. In particolare si vede un forte ritardo in tutta l'Italia della diffusione dell'assistenza domiciliare rispetto agli altri paesi OCSE. Si sottolinea sempre questa disomogeneità tra le regioni e la mancanza di equità di accesso alle cure. E quindi per questo il PNR, il PNR specialmente nella missione 6, no? Che è diviso in 6 macro aree che venga chiamata missione. La sesta missione è quella della salute. Per questo PNR si propone di investire proprio sulla sanità territoriale, a partire dalla casa, dalla casa come primo luogo di cura, passando per le casse della comunità, per la rete ospedaliera intermedia o di comunità. Insieme a questo anche c'è l'ammodernamento e la digitalizzazione delle dotazioni tecnologiche del sistema sanitario nazionale. Quindi questo è abbastanza interessante, questo passaggio. Andiamo agli obiettivi di questo PNR. Quindi sappiamo che un finanziamento è avuto alla fine di 19,72 miliardi. Nel 2026 dovremmo avere questo quadro, 2.564 nuove case della comunità,
cioè una casa della comunità ogni 24.500 abitanti. Dovremmo avere 575 centrali di coordinamento attivate con telemedicina. DADI sarebbe l'assistenza domiciliare integrata. E 753 ospedali di comunità, cioè praticamente un ospedale di comunità ogni 80.000 abitanti. E ora praticamente si va a spiegare un pochino queste cose, no? Che cosa sono le case della comunità? Case con la C maiuscola in questo caso. E poi vedremo, ci sono anche le case con la C minuscola. Questo Casa della Comunità è il nuovo nome dato alla Casa della Salute. Case della Salute ci sono in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche e nel Lazio. E si chiamano Case della Salute. Mentre in Puglia e Sicilia si chiamano presidi territoriali di assistenza. In Lombardia, per esempio, non si chiamano in nessun modo perché non ci sono. E sarebbe interessante se Francesco dalla Sardegna ci dice se in Sardegna ci sono queste case della salute. Allora noi siamo particolarmente legati alle case della salute perché fu Giulio Maccaccaro nel 72, epidemiologo e fondatore di Medicina Democratica, a proporle come cardine, a intuire che avere questa visione come cardine dell'organizzazione dell'assistenza primaria. Quindi la casa della salute si doveva porre come alter ego all'ospedale nel territorio. Casa della Salute non come un poliambulatorio, un carrozzone tipo quelli che al tempo c'era quelli dell'INAM, no? Più anziani se lo ricordano. E una Casa della Salute deve essere in stretta connessione con gli altri soggetti che erano attivi sul territorio. Casa della Salute richiama una cosa di familiarità e di partecipazione. Questo è molto importante, quindi partecipazione dei soggetti nelle comunità di vita, nelle varie articolazioni. Quindi luogo di offerta, diciamo, di salute, ma anche un luogo di partecipazione democratica. Questo Giulio Maccaccaro ne parlava nel 72. Ora facciamo un salto, perché nel mezzo c'è tanta roba. Negli anni 2000 si sono cominciate a costruire qualche casa della salute qua e là in Italia, praticamente un po' di più. L'impulso è stato dato nel 2007, quando il ministro della sanità era la ministra Turco, ma vediamo a che punto siamo arrivati dopo 50 anni, oggi. È stata nel marzo del 2020 è stata presentata una indagine denominata Case della Salute e Presidi Territoriali di Assistenza da questa associazione, si chiama CREA, che vuol dire Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità. Loro hanno fatto una ricerca su 121 case della salute, che corrisponde grosso modo al 60% delle strutture totali che ci sono attualmente in Italia. 121 case localizzate in 10 diverse regioni italiane, chiaramente dove ci sono. Da cosa è, quindi è una cosa molto lunga, però le cose principali che emergono è questo, che le sedi strutturali, le sedi fisiche sono inadeguate, no? Diciamo i luoghi dove sono. Quindi in Lombardia non c'è nemmeno un luogo che si chiama Casa della Salute. Non c'è e poi non si è realizzato un vero e proprio alter ego dell'ospedale, no? Quello che voleva Maccaccaro, un alter ego di riferimento sanitario e sociale per la popolazione, un polo che doveva essere votato alla prevenzione, a farsi carico della cronicità, dotato di varie tecnologie che vanno dalla medicina d'iniziativa all'integrazione multiprofessionale, all'empowerment. Queste parole inglesi vengono usate sempre per nascondere, poi in realtà è una alfabetizzazione sanitaria. E queste case della salute che esistono in Italia, però in realtà sono una e diversa dall'altra, e ogni regione fa un po' anche parte a sé. In realtà poi alla fine dei conti, quelle che sono attualmente vigenti sono dei poliambulatori. Poliambulatori con orari di apertura limitati
e spesso con scarso personale presente. Rarissime sono le case della salute aperte 24 ore, che questo dovrebbe essere importante, e rarissime anche quelle dotate di una specie di pronto soccorso, di primo incontro, diciamo, con i pazienti. Anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che dovrebbero essere il fulcro, diciamo, di queste case della salute, sono deficitari, non è che ci sono tanti. E anche il principio di integrazione, no, fondamentale, quello che aveva anche individuato Maccaccaro, dell'integrazione sociale e sanitaria, è molto deficitario. In Toscana, anche a Firenze, ce ne sono qualcuna, c'erano anche vicino a me, ma sono cose molto così, appunto, in realtà dei poliambulatori che funzionavano sempre come cassa di risonanza per i politici, perché appunto tagliavano un nastro e dicevano: qui c'è la casa della salute, però in realtà sono cose molto così, molto diluite, che servono a molto poco. La Lombardia ha un approccio del tutto diverso, come si è detto, e specialmente per la presa in carico del paziente cronico. Accenno solo, appunto, che c'è questa figura del garante della presa in carico, anche il gestore, o anche gestore, che per fortuna però con la battaglia dei compagni lombardi sta riscuotendo sempre meno successo, a quello si sa. Ora andiamo a vedere un pochino cosa dice di questo PNR delle case della salute. Siamo sempre sulle case, lo C maiuscolo. Le case della salute, secondo questa PNR, dovrebbero decuplicare, no? Al 2026 ci dovrebbe essere, come vi ho già detto, circa 2564. Oggi sono circa 250, quindi un bel salto. Dovrebbe essere una struttura fisicamente identificabile, quindi un qualcosa di solido, facilmente riconoscibile, e un punto di riferimento, cioè che le persone possano capire che quello è un luogo dove si fa salute, no? Punto di accoglienza, di orientamento ai servizi di assistenza primaria, di natura sanitaria, quindi sociosanitaria e sociale, quindi ci sarebbe questa integrazione, sarebbe prevista. Ci sia una contiguità spaziale delle varie figure professionali che facilitano interventi interdisciplinari. Equip multiprofessionali, interdisciplinari, percorsi integrati e percorsi integrati anche tra territorio e ospedale e tra servizi sanitari e sociali. E poi questo modello dovrebbe essere standard di riferimento comune e omogeneo in tutto il territorio nazionale. E di questo sarà fatto un piano d'azione entro il 2022, mentre sarebbe portato a termine nel 2026. Però se in 50 anni non si è fatto nulla per queste case della salute, in Toscana per esempio si è avuto anche un'ottima legge regionale nel 2019 da parte di Toscana Sinistra, specialmente di questi due consiglieri, i nostri compagni, che fra l'altro non sono stati nemmeno rieletti alle ultime elezioni regionali, dopo aver fatto tante cose buone, no? Quindi se in 50 anni non è stato fatto nulla, risulta molto difficile pensare che questo sia possibile farlo ora con questa maggioranza di governo assai instabile. Ora ci sono i soldi, ma non mi sembra che questo modo di vedere la sanità sia una cosa condivisibile da questa maggioranza politica. Probabilmente è la parte di Leo che riesce, che dà un po' questa, sì, appunto, il ministro Speranza, che riesce un pochino a fare qualcosa di sinistra, come si diceva. E questa è un pochino la casa della salute, come il PNR. Invece c'è la casa con la C minuscola come primo luogo di cura. E anche qui ritorna in ballo l'assistenza domiciliare digitale. Nella bozza di questo PNR, quindi per cercare di
impedire la segregazione talvolta criminale delle persone nell'RSA, come si è visto cosa è successo in questi ultimi tempi, dovrebbe, in stretta connessione con la Casa delle Comunità, ci dovrebbe essere la possibilità di avere un setting, diciamo così, di prestazione di assistenza domiciliare digitale ed integrata, diciamo SEADI, alternativo al ricovero ospedaliero, che avrebbe proprio come target privilegiato la gestione dei pazienti cronici anziani. Quindi con il supporto delle soluzioni digitali e di telemedicina, secondo un modello Connect Care, quindi anche questo è un osva per la maggiore, anche con questa parola, ma insomma, che vuol dire in fin dei conti l'utilizzo delle tecniche digitali di telemedicina a livello domiciliare, no? Infatti loro parlano anche di un kit, la parola, kit technical package active, cioè che ogni paziente sarebbe dotato di questo kit. E questi servizi dovrebbero assistere 500.000 nuovi pazienti over 65. L'obiettivo sarebbe questo qui. E questa sarebbe appunto l'assistenza domiciliare potenziata con la telemedicina, eccetera, eccetera. E questo è abbastanza, anche questo è abbastanza interessante, con tanti dubbi, poi vediamo dopo. E anche questo dovrebbe essere un servizio omogeneo a livello di nazione. E poi c'è un altro passaggio, è lo sviluppo delle cure intermedie, che mira a implementare, cioè a raccordare questi presidi sanitari, sia le case di comunità, sia appunto le case con la C minuscola, con l'ospedale. Cioè, questi sarebbero gli ospedali di comunità e presidi sanitari a degenza breve, cioè per quelle persone che non hanno necessità di un ricovero ospedaliero vero e proprio, ma di un'assistenza e sorveglianza sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio. E quindi si dovrebbero realizzare, secondo questo progetto, delle strutture con ricoveri di breve durata, massimo 15-20 giorni. E anche questo secondo uno standard uniforme su tutto il territorio nazionale. Che questo è un po' il refrain di questo standard uniforme, che mi sembra la roba finisce. Poi in questo PNR c'è anche un paragrafo interessante che parla dell'impatto sulla salute, del clima e dei rischi ambientali, e quindi di avere una visione appunto anche a livello territoriale, One Health o Planetary Health, insomma, ora non lo sto a descrivere. One Health è quella che è venuta fuori, no? Che mette insieme veterinari, medici ambientali e medici normali, e costruire una rete, andare a costruire una rete, siamo del Sistema Nazionale di Prevenzione, Salute, Ambiente e Clima, SNPS, per chi avesse insomma voglia di altri acronimi, ecco, questa si chiama SNPS, articolata con SNPA, che vedete c'è già ora il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Allora, le conclusioni di questo lungo discorso, spero di non avervi annoiato e confuso, che a me pare abbastanza improbabile che l'attuale classe politica riesca a portare in fondo questo progetto, che per certi versi è anche interessante, che per me alla fine diventa un libro di sogni. Il primo atto per attuare questo progetto dovrebbe essere invertire la deriva privatistica, la commistione pubblico-privato, rimuovere ogni finanziamento alla sanità privata, abolire le agevolazioni fiscali per la spesa sanitaria, le assicurazioni, i fondi sanitari. Ma di questo non c'è traccia in questo PNR. Del pari, la cosa fondamentale è che superare questa frammentazione, il divario strutturale che c'è tra i diversi sistemi sanitari regionali, e trovare questa omogeneità. E questo mi sembra un'impresa quasi impossibile,
in questo quadro politico, al punto in cui siamo, no? Con le regioni del nord in un modo, il centro in un altro, il sud in un altro. Per questo occorrerebbe rinnovare una regia centrale, ma non centralistica, di un servizio sanitario davvero nazionale per diffusione e qualità dei servizi, rimuovendo ogni ipotesi di regionalismo differenziato, garantendo uniformità di accesso e di qualità alle cure in tutta la nazione, rivedendo in prospettiva anche il titolo quinto della Costituzione. Questo ve lo leggo pari pari, l'ho preso dal manifesto di Scena Democratica e del coordinamento della rete 32, dico 32, la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Importante sarà procedere alla digitalizzazione, perché è la terza grande rivoluzione antropologica, dal momento che in Italia siamo abbastanza indietro, per dire un numero, la spesa in sanità digitale in Italia è su 22 euro pro capite, mentre 70 euro pro capite la Danimarca. Bisogna fare tutto, però il digitale non è che sarà la bacchetta magica che risolve tutti i problemi. E quindi un PPNR che potrebbe essere interessante, però secondo come abbiamo visto, che ha tante problematiche, però lo vedo molto difficile ad attuarsi. Io con questo avrei finito e vi ringrazio dell'ascolto e della pazienza. Dunque, non so se Fulvio ha dei problemi con il microfono. No, non mi sentite? No, non ti avevamo sentito, prego. No, dicevo, non so se è arrivato... Non l'ho visto tra i presenti, aveva detto appunto che aveva dei problemi, per cui probabilmente non riesce a collegarsi, Francesco Carta. Va bene, allora credo che comunque abbiamo avuto abbastanza materia per poter discutere. E in effetti già per quest'ultimo intervento di Gianluca Garetti, che ha aperto la strada rispetto al futuro, può essere abbastanza importante e interessante, e quindi dà la possibilità di entrare nel merito, e sicuramente molti altri di quelli che si sono collegati avranno letto il piano governativo che è, diciamo, quello fatto apposta per spendere i soldi che dovrebbero arrivare dall'Unione Europea. E quindi qui c'è sicuramente molto da dire, e sono anch'io d'accordo che, insomma, questo piano sarà anche un bel piano, ma non è adeguato a quelle che sono le necessità che noi avremmo. Ma comunque, a questo punto direi, cerchiamo di entrare nel merito e di discutere. Le relazioni che sono state fatte, sia quello che ha detto tramite le slide Maurizio Bardi, sia la relazione che ha fatto Gianluca Garetti, noi le metteremo sul sito, e quindi tutti potranno accedervi e fare le loro rilevazioni. Però intanto noi potremmo anche fare una discussione e vedere due cose. Uno, qual è l'esperienza da parte delle persone che si sono iscritte e partecipano a questo corso, e due, che cosa ne pensano
rispetto al futuro, su che cosa noi dobbiamo puntare. E naturalmente noi poi potremmo anche allargare la discussione. Abbiamo fatto un apposito gruppo di lavoro all'interno del Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute sulla medicina territoriale e potremmo anche lì ragionarci sopra e per poi alla fine arrivare ad una nostra proposta, ad una nostra piattaforma, perché chiaramente non si capisce come mai, cioè c'è poca interlocuzione, no? Adesso io, per dirne una, faccio, come dire, un piccolo intervento mio. Ho letto questo piano nazionale e mi sembra potremmo definirlo il piano della digitalizzazione. Non ho nulla contro la digitalizzazione, però forse, parlando poi soprattutto di medicina di base, sarebbe meglio parlare del piano della relazione. E evidentemente non si risolve il problema con la digitalizzazione, che per quanto possa essere utile, ma dipende poi dal contesto e dalle modalità in cui questa viene inserita. Quello che si deve fare è come si reimposta il sistema sanitario nazionale a partire dall'eliminazione di tutte le distorsioni che sono venute fuori dopo la legge di riforma sanitaria. Come si reimposta e come partecipano le persone? In particolare è stato fatto da Luca Garetti un discorso sulla Casa della Salute, che adesso molti si ostinano a chiamare Casa della Comunità, anche se secondo me è sbagliato, perché un conto è la salute, un conto è la comunità. Non c'ho nulla contro la comunità, però forse Casa della Salute voleva dire un'altra cosa un po' più specifica. Ecco, quello che chiedo è anche questo: qual è il futuro, per vedere il futuro della medicina generale, che comunque è essenziale? Io credo che occorre legarla a questo discorso della Casa della Salute. Niente, quindi io proporrei di iniziare la discussione con quelli che qui sono presenti. Basta intervenire, tanto non siamo tantissimi, se uno dice che vuole intervenire gli diamo subito la parola. Chi comincia? Posso intervenire io, Fulvio? Io sono Anna. Bene, Anna, magari presentati e di dove sei, che cosa fai, così almeno ciascuno. Sì, giusto. Buonasera a tutti e tutte. Io sono Anna e sono a Firenze. E mi occupo prevalentemente di altre questioni vicine, ma un po' diverse, cioè degli anziani non autosufficienti e le soluzioni che vengono date alle loro necessità. Però come cittadina il tema della medicina generale mi riguarda direttamente, come tutti noi, e ci sono alcune questioni che mi appassionano da una vita, a cui non ho mai trovato risposta, e ora fra Firenze e Milano vorrei, non lo so, ripongo queste questioni che avevo appena accennato nella chat, molto velocemente. La questione del medico convenzionato, io devo dire che non la vedo molto bene, però non ho un'opinione definitiva e vorrei che fosse sciolto, che fossero evidenziati i pro e i contro di questa situazione. Io credo che la non internità da un punto di vista di organizzazione del lavoro, di contratto di lavoro, eccetera, dei medici di base abbia lasciato sì grande libertà, come diceva il compagno prima, nell'organizzazione
eccetera, ma della propria attività. Ma credo al contempo che abbia contribuito a quegli elementi di rottura che ci sono stati fra il sistema e i cittadini, che ci sono stati dall'origine, insomma, che abbia contribuito, ecco, perché troppo legata, che dire, alla formazione individuale, alla buona volontà individuale, eccetera, eccetera. Non mi sembra che sia un buon sistema, però, ripeto, non ho un'opinione definitiva al riguardo. So che i medici di base, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, per lo più guardano con terrore all'ipotesi di una loro internità al sistema sanitario nazionale. Come lavoratori li capisco, perché il sistema attuale è una devastazione, però credo anche che laddove si potesse pensare a profonde revisioni dell'attuale sistema, anche questo tema dovrebbe essere messo all'ordine del giorno. L'altro punto che mi ha sempre sconcertata è la questione degli informatori farmaceutici. Diciamo che è proprio l'esperienza del paziente che si reca nello studio del proprio medico di base e che viene sopravanzato dalla presenza di questi lavoratori, quindi io lo capisco benissimo, però ci si interroga come pazienti su quanta libertà di scelta sulla base di un'informazione corretta rimanga al medico nel prescrivere i farmaci, visto che la loro informazione para formazione è affidata a questi soggetti. Devo dire che io ho avuto, quando ero giovane, l'occasione di conoscere uno di questi lavoratori e è da lì che mi è sorto questo dubbio profondo, perché se c'era una persona approssimativa, insomma, era lui. E quindi pensare che lui era una delle fonti di informazione primaria del mio medico di base mi lasciava ma proprio sconcertata, senza arrivare poi alle pubblicazioni che ci sono state anche sulle deviazioni che questo sistema ha comportato, voglio dire, come tutti gli altri sistemi nel nostro paese, io credo anche in altri, è soggetto, se non è ben gestito e ben inquadrato, a diventare fonte di corruzione o di malversazione, insomma, di eccetera. Quindi questi due aspetti, che io capisco possano essere molto particolari, ma che credo che dovrebbero far parte di una riflessione complessiva sul sistema sanitario, sull'aspetto della territorialità, evidentemente. Condivido poi tutto quello che è stato detto da Gianluca in maniera particolare, perché è fiorentino, insomma, è toscano e parlava del sistema toscano come me, e condivido tutto, ma anche dall'altro compagno di Milano capisco la loro situazione. Per esempio, il concetto che lui ha introdotto della solitudine del medico di base, ecco, io trovo che sia profondamente vera e che non sia utile né a lui né alla crescita complessiva del sistema e nemmeno ai singoli pazienti, verso i quali un approccio collettivo, come dovrebbe essere nelle case della salute, insomma, beh, lasciamo perdere, sarebbe comunque educante, ecco, perché le campagne di educazione sanitaria nei confronti dei cittadini sono meritorie, ma di modestissima efficacia, mi sembra. Mentre nel rapporto con il medico di base la capacità educativa, ecco, di questo rapporto sarebbe molto più intensa, proprio per i collegamenti a cui veniva fatto riferimento prima. Infine una parola sola, ma insomma concordo in parte con la visione ottimistica di Gianluca rispetto a questo piano nazionale, a questa proposta nazionale,
Concordo in parte, ma non entro nel merito, non ho la capacità di discutere su questo tema. Rilevo anch'io, come ha detto Fulvio, che il tema della digitalizzazione attraversa un po' tutto, ma questo è dichiarato, quindi quando una cosa è dichiarata è già qualcosa. Le premesse, insomma, le tre chiavi di lettura del piano sono donne, giovani e digitalizzazione, quindi è già qualcosa. Ho una preoccupazione che nel caso, per esempio, della sanità, si pensi più alla telemedicina che alla digitalizzazione usata per fini amministrativi. Mi spiego meglio. A me starebbe benissimo che la digitalizzazione servisse a snellire la burocrazia, di cui i medici per un verso e noi cittadini per un altro soffriamo le vessazioni della burocrazia. Quindi mi andrebbe benissimo di poter attivare la mia cartella sanitaria, per esempio, cosa che non ho fatto perché mi ci vuole lo SPID. Per avere lo SPID bisogna che cambi il cellulare perché il mio non ha sufficiente memoria. Insomma, tante piccole cose che complicano la vita. E quindi non l'ho attivata, però è un problema mio. Non vorrei però che il sistema della digitalizzazione diventasse una sorta di terapia a distanza, cioè che fosse utilizzata per la terapia. A me la telemedicina, francamente, mi sembra contraddire tutto quel ragionamento di rapporto, di relazione, di contatto, di conoscenza che il medico acquisisce nei confronti del proprio paziente e viceversa. Quindi io la digitalizzazione in campo amministrativo mi va benissimo, in campo terapeutico francamente ne farei volentieri a meno. E mi fermo qui perché 5 minuti sono passati. Grazie Anna. Bene, poi ragioniamo su anche su questo tema e intanto vediamo se c'è qualche altro che vuole intervenire. Scusa Fulvio, ho visto che è arrivato Francesco Carta, non so se facciamolo intervenire in modo tale che così Francesco. Francesco, sei in ascolto? Ho visto che c'è il nome, ma sì. È scomparso. No, oh, c'è, io lo vedo, ma non riesce a aprire il microfono forse. Forse sì. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ok, benissimo. Ottimo. Prego, prego Francesco Carta. Francesco, hai la parola, eh? No, 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 mi sono appena collegato. Ah. E quindi scusa, no, mi sono appena collegato, non ho chiesto la parola, mi sono appena collegato. Vabbè, noi ti avevamo chiesto di intervenire in qualità di medico di medicina generale, evidentemente sei più in difficoltà perché non hai potuto sentire quanto hanno detto, certo, Maurizio Bardi e Gianluca Garetti. Però comunque c'hai un'esperienza da raccontare, per di più un'esperienza che sta al sud Italia. Io dicevo che abbiamo scelto 3 medici in 3 situazioni diverse, al nord, al centro e al sud, e quindi la tua esperienza è sicuramente importante e credo che sia anche molto significativa. Intervengo dopo, dai, andate, dopo, dammi la possibilità di sentire qualcosa, grazie. Sentiamo altri che vogliono intervenire. Io volevo intervenire, posso? Prego. No, vabbè, chiaramente ringrazio sia Maurizio che Gianluca perché è molto chiara è tutto. Laura, devi dire chi sei e dove sei. Sono Laura Valsecchi di Medicina Democratica. Milano, più o meno.
Dicevo, interessanti tutti e due, appunto, con questo leitmotiv sulla necessità assoluta di una riorganizzazione di una medicina del territorio, di un tentativo che si sentiva molto vissuto anche da parte di loro che l'hanno vissuta in prima linea e cercando anche proprio di applicare una medicina del territorio, una presenza del medico di medicina di base come dovrebbe essere, anche con l'esperienza di Maurizio in un team, e però si scontra con da una parte una realtà lombarda e dall'altra una realtà toscana che probabilmente ti scontri di meno, no? Però cioè, anche queste case della salute sono rimaste un po' lì, per cui cioè, io dico questa parte della medicina del territorio dobbiamo proprio ripensarla e cercare anche di rideclinarla sia per la parte del medico di medicina generale ma sia proprio per la parte di come il territorio con tutti i suoi operatori che sono necessari per le diverse cure, dei diversi approcci sono necessari in un'ottica appunto di una casa della salute che mi piacerebbe anche proprio conoscere di più come esperienza, entrare un pochino più nel merito di come è stata e di come è stata pensata anche nelle altre regioni. Anch'io ho dato un po' una scorsa al PNRR e onestamente questo ultimo punto che alla fine mi sembrava molto vuoto, molto svuotato di contenuti che mi sarei aspettata dopo tutto quello che si è detto di necessità, di quello che è mancato per tutto quello che il Covid no, ha comportato, non, certamente in primis nei confronti degli anziani, ma comunque non solo, no? E però questa declinazione che c'è stata di amplificare la medicina al territorio, implementando l'assistenza domiciliare, costruendo le case di comunità e questi ospedali, come li hanno chiamati adesso nel territorio, quello che è, o comunque riprendendo il concetto di cure intermedie, no? Con brevi ricoveri per sgravare gli ospedali, per evitare l'accesso agli ospedali, no? Che siano pazienti leggeri che non necessitano di gravi, no, che insomma che non abbiano grossi problemi né sanitari né assistenziali perché comunque devono essere ospedali, mi ricorda tanto quello che sta succedendo in Lombardia che è stato denunciato ultimamente proprio da Agnoletto di due ospedali, uno a Passirano e uno a Sesto San Giovanni che al loro interno hanno un reparto di cure intermedie gestito da una cooperativa privata, no, all'interno dell'ospedale pubblico. E naturalmente se si va a vedere le regole del gioco devono essere pazienti, in questo caso chiaramente sono rivolte ai pazienti Covid che stanno bene e che devono fare l'ultimo percorso, però comunque le regole del gioco sono che devono essere pazienti che non hanno grossi bisogni né terapeutici sanitari né assistenziali e tutta una serie di altre cose, per cui a me questo concetto di un ospedale di 15 giorni messo lì così No. E poi appunto questa grossa componente della necessità della digitalizzazione, di rivedere anche gli ospedali, riorganizzarli tecnologicamente. Se andiamo a vedere anche in un punto prima del PNRR, quando parla di persone con disabilità non autosufficienti, quattro righe messe in croce in tutto il piano, e parla dell'importanza della domotica, cioè, allora benissimo la tecnologia, benissimo tutto quello che può dare alle persone non autosufficienti, benissimo quello che può comportare in un'organizzazione di lavoro all'interno di un team, all'interno di un ospedale, all'interno di un territorio, per carità, io non la voglio escludere, però non è la prima cosa, la prima cosa è un'equipe multidisciplinare, multiprofessionale che ha nel territorio la sua possibilità di organizzare un lavoro di presa in carico, un lavoro di prevenzione, un lavoro di cura, un lavoro, no, un processo, un percorso curativo, riabilitativo, assistenziale, clinico, tutto quello che vogliamo, ma con
con le persone preparate, competenti, come ha detto Maurizio, con una formazione universitaria, con un aggiornamento continuo e costante, con la possibilità di studiare, di fare ricerca, eccetera, eccetera. Insomma, questo è. Poi viene anche la digitalizzazione, però se leggiamo in queste pagine, prima di tutto viene la digitalizzazione e poi le altre cose. Mi fermo qui, però ho una domanda che vorrei fare a voi medici di base, perché settimana scorsa in un incontro che ho avuto alla una videoconferenza naturalmente fatta con una dello staff del Ministero della Salute sul tema dell'RSA e degli anziani, era stata richiesta da un comitato, comitato Anchise, un comitato nazionale che raccoglie diversi comitati di familiari degli anziani dell'RSA, e ha presentato una proposta di linee guida per la riapertura dell'RSA, il poter rivedere i familiari e quindi tutta una serie di cose. E nella discussione che abbiamo fatto, questa dottoressa Gulino, dello staff del Ministero della Salute, ha sostenuto che il medico di medicina generale ha sempre, dai tempi diciamo dell'833, l'obbligatorietà di seguire la cura sanitaria del proprio assistito ricoverato nella RSA, che le RSA non sono dei ricoveri ma sono delle residenze, non hanno personale medico, perché è una delle cose che abbiamo contestato, è anche questa, no? Che nelle RSA c'è poco personale, e lei ha risposto prontamente: no, le RSA non è necessario che ci sia personale medico, personale sanitario, ci deve essere però poco, non importa, perché comunque all'interno dell'RSA vanno i medici di medicina generale e i pazienti vengono seguiti dal medico di medicina generale. E quindi, volevo sottoporvi questa cosa per sentire la vostra esperienza, la vostra reazione, la vostra riflessione, e anche perché l'intenzione è di rispondere, però rispondere in modo documentato a questa dottoressa. Grazie. Bene, grazie Laura. Vediamo qualcun altro. Poi un altro e poi facciamo parlare anche Francesco. Un altro o un'altra, Ma se non c'è nessuno, volevo dire qualcosa io, proprio due minuti, che era riferimento sempre al recovery plan. Anche in questo caso, allora, il recovery plan è stato modificato e siamo arrivati, per quanto riguarda tutta la questione della sanità, ha una quota di circa 20 miliardi. Adesso volevo farvi vedere, non so se vedete, ecco, questa cosa. Praticamente qui si parla di 20 miliardi e di questi 20 miliardi la bellezza di 10,69 sono previsti appunto per questo ammodernamento tecnologico digitale. Anch'io volevo risottolineare questo fatto, che praticamente più del 50% di questa quota di fatto viene allocata in quella voce. Voce che io sono uno fra quelli che assolutamente dice che può essere anche interessante, ma all'interno di questo piano io ad esempio non vedo nulla rispetto a quello che può essere invece un rilancio anche soltanto di quella che era l'assistenza domiciliare, senza parlare neanche delle case della salute, che secondo me dovrebbero essere invece il luogo centrale.
nel senso domiciliare non se ne parla nulla, per nulla, e anzi questo è un documento di qualche tempo fa della Regione Lombardia, che praticamente andava a riprendere un altro documento che era stato fatto alla fine del 2019, come vedete del 5 agosto, e questo è proprio relativo a quello che la Regione Lombardia sta implementando come televisite. Qui lo dice in maniera ben specifica, insomma, che cosa sono queste televisite. La televisita è proprio un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente durante con eventuale supporto del caregiver, che può dar luogo alla prescrizione di farmaci o cure. E poi c'è tutto il dettaglio, ovviamente, anche poi l'indicazione chiaramente del rimborso, perché poi torniamo sempre a quel punto, insomma, la questione di fondo è sempre quella di rimanere all'interno di quelli che sono i limiti economici che vengono decisi prioritariamente dalla regione. Comunque questa storia della televisita è stata prontamente portata avanti dalla Regione Lombardia, mentre invece l'ADI, ricordiamocelo, qui in Regione Lombardia praticamente non esiste, perché è stata totalmente cancellata e data in mano anche in questo caso alle realtà private, di fatto alle cooperative, perché la Regione Lombardia da anni ha fatto partire la voucherizzazione, per cui il singolo non ha diritto all'assistenza domiciliare integrata, ma ha diritto al voucher, che poi potrà spendere lui sul mercato, chiaramente, perché poi la cosa fondamentale è quella. Adesso qui non sto a ricordare quello che proprio ieri ha detto la nostra cara nuova assessora al welfare, però insomma la dice lunga di come la Regione Lombardia chiaramente non ha minimamente intenzione di modificare nulla rispetto al passato, e anzi probabilmente anche a peggiorare quello che sarà il futuro. Io credo che da questo punto di vista bisogna proprio riprendere in mano tutta la questione, anche con i medici di base, se possibile, per soprattutto spingere almeno sulla parte relativa alla casa della salute. Una notizia che magari dopo riprende Fulvio, visto che sarà anche lui all'interno di questa iniziativa. Ci sarà un'iniziativa anche questa online, per cui può essere seguita da tutti, un po' in tutta Italia, che sarà fatta il 23 di gennaio a Saronno, per cui in una zona qui del cuore della Lombardia, dove si richiede appunto o quantomeno si vuole approfondire tutta la questione della casa della salute, e addirittura loro avrebbero anche individuato specificamente una diciamo così qualcosa di fisico dove poter far entrare questa novità, almeno per noi. Io non lo so, chiedo anche appunto a voi come medici di base cosa ne pensate della televisita, e per come senza dubbio verrà implementata, che sarà molto con estrema probabilità, da quello che so, di fatto quello che è stato portato avanti dalla Regione Lombardia, che è stato scritto nero su bianco. Grazie Antonio. Direi che è il momento di Francesco. Se... Va bene, no, volentieri. Dovevo prendere fiato, perché vi ringrazio per avermi coinvolto in questa iniziativa. Ringrazio Maurizio e Gianluca in particolare per il lavoro importante che stanno portando avanti in un settore che ritengo che sia fondamentale per la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale, che è quello della medicina territoriale, della medicina extra ospedaliera.
Ho seguito con interesse le iniziative di Medicina Democratica, però probabilmente ho perso un po' il passo in tutte le nelle varie riunioni che si sono tenute e qualcosa mi sono perso. Per cui io ho detto che avrei partecipato a questa iniziativa riferendo di quella che è la mia esperienza e il mio punto di vista. Di medicina generale da molti anni ormai in Sardegna, in un territorio che è la provincia di Oristano, lavoro nei paesi attorno alla provincia di Oristano, io mi definisco un medico di campagna per capirci. La mia esperienza mi porta a fare alcune considerazioni. Innanzitutto sul fatto che Non è un caso che la medicina territoriale sia stata, diciamo, abbandonata, lasciata un po' ai margini del settore sanitario, a partire fin da quando appunto si parla di scuole di specializzazione. Voi sapete che esiste la scuola di specializzazione in medicina generale, che però non è una scuola di specializzazione come le altre, è una cosa un po' di serie B, non si capisce perché debba essere trattata così diversamente, visto che tutti gli stati europei più importanti ritengono che invece la medicina del territorio sia fondamentale per svolgere quella funzione di filtro rispetto alla medicina ospedaliera e soprattutto per dare una risposta importante nella gestione di quelle che sono la principale emergenza della sanità oggi, che sono le malattie croniche. Tutti sappiamo che le malattie croniche in Italia assorbono l'80% circa della spesa sanitaria, quindi una quota importante che necessita di una analisi più approfondita, ma soprattutto di una gestione e di una risposta più approfondita. La gestione delle malattie croniche è una cosa fondamentale, riconosciuta da tutti, però di fatto quando andiamo a gestire nell'ordine pratico delle cose, Non è così, sicuramente vengono abbandonate, lasciate, non c'è nessuna programmazione, e lasciate alla libera iniziativa del singolo medico o delle associazioni di medici, laddove ci sono in alcuni casi queste hanno prodotto delle iniziative comunque importanti. Anch'io, come altri medici, lavoro in una associazione e questo mi permette di lavorare con maggior passione, anche dedicarmi meglio al mio lavoro, confrontarmi con i colleghi per quello che è possibile e trovare appunto anche spunti di riflessione e consigli giornalmente per come affrontare la situazione. Ciò che manca comunque è soprattutto la programmazione del lavoro a livello di medicina territoriale. Io ho fatto parte circa ormai 10 anni fa di una commissione regionale nominata dalla categoria dei medici di medicina generale, che assieme ad altri medici, pediatri e infermieri e dirigenti delle ASL, elaborò un piano per la riorganizzazione delle cure territoriali. Una cosa molto bella, molto importante, che fu decisa dalla precedente giunta regionale di centro-sinistra. Questa commissione lavorò per un anno e mezzo, quasi 2 anni, e alla fine elaborò una proposta che fu approvata dalla giunta regionale precedente a questa. E questa proposta non era il non plus ultra, sicuramente poteva avere anche dei limiti, ma era comunque una proposta che andava portata alle parti sociali, alle categorie, andava discussa e bisognava cercare di metterla in pratica. Questo non è stato fatto dalla precedente giunta che l'aveva ideata e commissionata, e tantomeno dalla giunta attuale che ha un assessore alla sanità che è espressione diretta della Lega.
l'assessore alla sanità, è stato nominato dalla Lega. E ovviamente il loro intento va in altre direzioni. Gli spunti e le osservazioni che ho sentito poco fa, riferimento alla tecnologia, sicuramente vanno valutati criticamente. Io ritengo che il rapporto medico-paziente sia un rapporto, un fondamento fondamentale nel rapporto di cura, e questo non può venire a mancare. Chiaramente siamo in una fase di epidemia e tutti sappiamo quanto il contatto fisico può essere pericoloso e dobbiamo ridurlo, ma questo non deve trasformarsi in un isolamento sociale, in un venir meno di quello che è il rapporto medico-paziente. Per quel che mi riguarda, io le visite le faccio, molti di noi le fanno, non è vero quando sento dire che i medici di medicina generale non si fanno trovare, non fanno le visite, mi dà alquanto fastidio perché non risponde alla realtà che io vedo. Se ci sono dei casi specifici come dappertutto, vabbè, non è che possiamo evitare, però sta di fatto che in questa situazione noi lavoriamo e continuiamo a lavorare. Vediamo il problema della tecnologia per rispondere alle interessanti osservazioni che sono state fatte. Sicuramente per come è impostata oggi la sanità, con le tecnologie si fa molto business, si fanno molti affari, e sicuramente la tendenza è quella di spendere sempre di più le risorse della sanità in questo settore e ridurre in quello che è il fattore più importante, secondo noi, che è il fattore umano, che è il fattore del personale, medico infermieristico e gli altri operatori sanitari, e il rapporto medico e paziente, che non può essere sostituito con le tecnologie. Le tecnologie sono strumento importante, non potremo fare a meno delle tecnologie nel lavoro quotidiano e soprattutto in una fase di pandemia, però non può essere sostitutivo del rapporto medico-paziente. Quindi bisogna trovare il modo di continuare ad avere anche il contatto col paziente, che non necessariamente deve essere fisico, insomma. Quindi il fatto che ci si possa rapportare utilizzando le tecnologie rappresenta un elemento di novità che va soppesato bene, va utilizzato, però non può essere appunto sostitutivo di quello che è il rapporto fondamentale nella fiducia che ti viene data per le cure, quindi per le prestazioni che ti vengono richieste e per l'intervento che ti viene richiesto. Allora, quindi la questione più importante è quella della riorganizzazione delle cure primarie, della rifondazione delle cure primarie, tutti i nomi che mi vanno bene e che dovremo approfondire. Allora, so che c'è un po' di dibattito in giro, oltre a Medicina Democratica, ho visto dei lavori che hanno fatto anche altre formazioni, Articolo 1 su questo settore, e c'è un dibattito un po' in corso, però questo dibattito mi pare che tardi ad evidenziarsi con delle proposte ben precise. Non è necessario fare molto, non servono chissà quali nuove proposte di legge, le proposte di legge ci sono già. Per quanto riguarda la organizzazione dell'associazionismo medico, ci sono le leggi che lo prevedono, ci sono i contratti di lavoro, si tratterebbe di renderli operativi e vedere in quale strutture, come rapportarsi ai distretti e alle ASL. Per gestire le malattie croniche non dobbiamo aspettarci chissà quali altre leggi, ci sono già i piani per la gestione delle malattie croniche, i piani nazionali e spesso anche regionali, si tratta di metterli in pratica. Il tutto come deve essere fatto? E probabilmente il discorso, la proposta, che sembrava una proposta così magari non riemerge come questioni importanti. Il discorso delle case della salute, che ovviamente non sono un'organizzazione di chi lavora nella sanità, non è il riferimento, è all'interno della casa salute devono lavorare le persone, gli operatori sanitari, associati o meno, ovviamente.
devono essere preferibilmente associati i vari operatori sanitari, i vari soggetti, e rapportarsi al distretto. Deve essere il momento in cui ci si rapporta al distretto e si programma l'attività sanitaria nel territorio per dare risposta alle esigenze di salute, ma per programmare la salute. Per esempio, dall'anno scorso è stata approvata una norma di legge, è quella importante, che introduce istituzione che permette ai comuni, alle ASL, di poter esaminare, di poter fare un'analisi di quello che è lo stato di salute delle popolazioni, esaminando i dati statistici che appunto sono messi a disposizione dall'Istat e dai vari enti. E su questo bisognerebbe e potrebbe essere un momento di lavoro per programmare, per capire su quali settori operare ed andare avanti. E guardate che non si tratta di fare chissà quali altre riforme. Chiaramente, quando parliamo di case della salute, sono istituite anche in Sardegna. È stata l'assessora alla sanità, allora era la Dirindini, che istituì appunto le prime 13 case della salute, anche a seguito di alcune iniziative che erano state organizzate da varie associazioni, tra cui Medicina Democratica, l'Ospice GL ed altre. E queste case della salute però non sono diventate mai operative, non sono mai diventate un luogo di discussione e di programmazione e anche di analisi delle esigenze di salute che emergono nel territorio. Però erano l'unica forma, per cui anche le amministrazioni successive, che non vedevano di buon occhio l'istituzione della Casa della Salute, non avendo altre proposte da fare, hanno accolto e hanno chiaramente cercato di lavorare in quest'ottica. Però sono così come sono, da noi non vanno bene, perché sono poco più di un insieme burocratico di esperienze, ma non sono un elemento di programmazione come invece dovrebbe essere fatto, e non sono un momento di integrazione tra sanitario e sociale come dovrebbe essere. Sicuramente molto, molto c'è da fare da questo punto di vista, però io ritengo sempre, guardiamo le esperienze, le cose che sono già state fatte. Io cito un altro esempio su cui avevo lavorato, mi ero interessato dell'esperienza delle cure palliative, su cui si è anche elaborato un piano a livello regionale di cure palliative, che però poi non è mai stato messo in pratica, come pure per quanto riguarda la gestione del diabete, della malattia diabetica, non è stato attuato questo piano che pure è stato approvato, e si ha un decadimento continuo e progressivo invece delle attività che già prima c'erano e che funzionavano. Anziché avere un rilancio, abbiamo avuto un declassamento, una riduzione di queste attività nel territorio. Il medico di medicina generale ha un ruolo importante, come riconosciuto da tutti, in questa riorganizzazione. Quindi probabilmente io penso che anche la stessa categoria dovrebbe avere un ruolo propositivo maggiore. Io riconosco e critico questa carenza da parte della categoria dei medici, che spesso non è propositiva nel disegnare un nuovo ruolo del medico di medicina generale in modo adeguato. E quindi questo è un lavoro. Abbiamo sicuramente, scontiamo dei ritardi e scontiamo delle situazioni molto, molto difficili. Voglio parlare chiaro che a volte il medico di medicina generale non ha una buona nomea, e quindi dobbiamo fare molto per modificare. Sicuramente abbiamo come categoria da farci perdonare delle cose, ma quando parliamo di programmazione sanitaria dobbiamo tener conto anche di questo, ma di quelle che sono soprattutto le esigenze di salute che provengono dalla società. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, che però per metterlo in pratica servono operatori sociali preparati che lavorano in una
in una struttura, coordinati tra di loro e con un programma e con una discussione continua, che si rapportino alle istanze sociali, che si rapportino ai distretti, alle strutture delle ASL. E da questo punto di vista sono state abbastanza assenti, e non messo in pratica, in alcuni casi non ci hanno manco provato a mettere in pratica quelle che erano le idee, le proposte della Casa della Salute, che pure sono legge anche da noi nella nostra regione. Quindi io concludo queste mie considerazioni dicendo che spesso, per quanto riguarda la nostra esperienza, noi le proposte ce le abbiamo già, ci sono già elaborate dalla regione, si tratterebbe di vederle, di riesaminarle e di attualizzarle alla situazione odierna. Però dobbiamo partire dalla consapevolezza che le tendenze e le spinte vanno in altra direzione. Probabilmente la medicina generale non ha grande prestigio, anche perché non costa molto. In realtà pensiamo che con 41 euro il medico di medicina generale, 41 euro all'anno, garantisce l'assistenza per tutto l'anno ai propri assistiti. E sicuramente, io non ne faccio una questione di soldi, ma voglio dire, siccome a certi livelli questo discorso è importante, una categoria di questo tipo non è molto valutata. Invece per noi, appunto per questo, perché è poco costosa, deve essere valutata, deve avere una credibilità maggiore, che anche noi, anche i medici di medicina generale, si devono riconquistare e guadagnare giorno per giorno. Ecco, io faccio queste mie considerazioni, e con l'augurio che le proposte che Medicina Democratica sta portando avanti, richiamandosi a quelli che sono i principi ispiratori dell'833 e dell'istituzione delle case della salute, fin dagli anni 70-80, che questi principi appunto diventino pratica quotidiana nel fornire i servizi che abbiamo il dovere di fornire alla nostra società, alle nostre popolazioni. Bene. Grazie Francesco, credo che sia stato ottimo il tuo intervento e il racconto della tua esperienza, ma credo della medicina di base in Sardegna particolarmente. Anzi, potremmo essere anche interessati a vedere questo piano di riorganizzazione di cui hai parlato prima, perché adesso all'interno del coordinamento nazionale avevamo fatto anche un'ipotesi di, l'abbiamo chiamata così, riforma delle controriforme, e cioè abbiamo pensato ad una legge di iniziativa popolare che rimettesse in piedi il discorso del diritto alla salute con i principi fondamentali della Costituzione e della legge di riforma sanitaria. Naturalmente attuandola a questa situazione, cioè quindi non semplicemente ripetendo le cose, ma attualizzandole in una maniera che è rispondente a quella che è la realtà. E forse questo è anche per certi versi il momento giusto, perché il discorso del Covid ha aperto, chiamiamola così, dal negativo si può ottenere il massimo, come diceva Mao Zedong, ma questo massimo sta nella partecipazione, nella costruzione delle persone. E quindi io credo che, siccome diciamo noi il corso non può andare più di 2 ore, quindi magari 5 minuti in più, perché abbiamo cominciato 5 minuti dopo, e quindi anche perché la discussione è stata molto interessante e importante, però diciamo che ci può essere un seguito,
Già Antonio aveva detto quello che poteva essere il seguito del convegno che hanno, che è sempre fatto via web, quindi tutti si possono collegare, sulla Casa della Salute proposto da TAC, dalla Società della Cura di Saronno, sulla questione proprio della Casa della Salute, così come intenderemmo. E quindi vanno bene tutte, cioè, tutte le esperienze che poi abbiamo visto. Il discorso della Casa della Salute è partito da Macacaro, da Milano, e poi non è stato realizzato a Milano, è stato realizzato criticamente in Toscana, in Emilia, in Sardegna, ma non si è del tutto soddisfatti anche da quello che ho capito di questa esperienza. E devo dire, personalmente, io avevo lavorato con un toscano famoso, un tal Bruno Benigni, che era stato pure assessore alla sanità della regione toscana, e che aveva propugnato al massimo la Casa della Salute e ne ha realizzato una vicino al del suo territorio, se non erro nella provincia, provincia di Arezzo. E insieme Castel a lui, Fiorentino. A Castel Fiorentino, giustamente. Ecco. E insieme a lui, con l'allora responsabile della problemi della sanità della CGIL, responsabile nazionale, un tal Roberto Polillo, avevamo fatto una proposta di legge nazionale sulle case della salute, che poi le vicende politiche non ci hanno permesso di portare avanti, ma l'esperienza è stata utile e può essere sempre ripresa, come ripeto, siccome si tratta di un po' di anni fa, va riattualizzata al tempo presente. Ecco, quindi io rinvierei da un lato a questo a questo convegno che si farà il 23, cioè anche per completare il discorso, insomma, perché evidentemente qui c'è anche molto da discutere. C'è anche da discutere sulla vicenda del medico di medicina generale, dipendente sì, dipendente no, dipendente o convenzionato. E discuteremo pur dicendo che comunque Medicina Democratica è per il pubblico in maniera totale. E quindi, però c'è, non è che facciamo un discorso di carattere ideologico, apriamoci a tutte le possibilità. E quindi andiamo avanti in questa direzione di fare un approfondimento ulteriore e poi vediamo se c'è una possibilità anche, io non so, forse in questi minuti lì cosa è successo al governo, perché noi eravamo qui e non abbiamo potuto seguire le vicende. Stanno votando adesso, c'è tempo ancora. Adesso quindi... C'è ancora tempo. E quindi vediamo che cosa possiamo fare anche per un tentativo. Noi abbiamo fatto questo come associazione della Regione Lombardia, abbiamo fatto un presidio davanti al Ministero della Salute, ma non siamo manco stati con un documento che abbiamo lasciato, ma non siamo stati ricevuti dal Ministro e non abbiamo potuto quindi discutere. Però abbiamo aperto altri canali, visto che già diceva Laura prima rispetto alla questione della RSA, e abbiamo aperto anche un altro canale con il segretario particolare, con il capo della segreteria del ministro. L'occasione è stato il problema dell'amianto, cosa che è partito fra l'altro dalla Sardegna, e lì, visto che abbiamo questo canale, possiamo anche usarlo, almeno a mio parere, poi non so quale sarà la risposta, ma lo possiamo anche usare per il discorso più generale della sanità. E quindi io adesso, anche se penso che ci sarebbe ancora molto da discutere, però resterei fedele a quello che è l'indicazione, la discussione
gli interventi preordinati e la discussione stanno dentro in 2 ore. E quindi vi ringrazio della vostra partecipazione, particolarmente tutti quelli che sono intervenuti, e continuiamo a sentirci e a lavorare insieme.